Amici sportivi di TEF Channel, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Gala Sport. Questa sera c'è un parterre davvero movimentato qui alla Central Car. Ringraziamo Ettore Pedini che ci ospita in questa bellissima concessionaria. Lo ricordo, concessionaria Kia Citroen e Jeep per Perugia, provincia, ed anche a Terni. Dicevo, un parterre movimentato perché sono tornati quasi al completo i senatori di Gala Sport. Manca solo l'avvocato Gianluca Laurenzi, che ha voluto allargare il periodo di festa con delle vacanze di riposo. Lo salutiamo, salutiamo lui e la sua famiglia. Allora vado subito a presentare i nostri ospiti, poi vi dico di cosa parleremo, perché sono movimentati, quindi questa sera penso che avranno tante cose da dire. Ritroviamo, dopo una settimana di assenza e di lavoro, l'amico Roberto Arcangeli. Buonasera Roberto. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. Che balla tra l'organigramma del Fratticciolo e dello Spoleto Calcio, quindi questa sera avremo, diciamo, l'interesse di capire il futuro dirigenziale di Roberto Arcangeli. Sicuramente Stefano Vinti, che è molto informato, ci darà qualche news rispetto al futuro di Roberto Arcangeli. Non può mancare a Gala Sport il presidente di Gala Sport, Alessandro Antonini. Buonasera presidente, Andrea, ben ritrovato. Buonasera a tutti, un saluto all'avvocato, dato che gli avvocati possono in vacanza e noi qui a lavorare come sempre. Cogliamo anche l'occasione, visto che è la prima puntata del 2017, per augurare un buon anno a tutti i nostri telespettatori, a tutti voi e a tutta la struttura della VNews, un buon 2017 che possa in un certo senso riscattare anche questo 2016, che per tanti motivi, al di là degli aspetti personali, non è stato e non sarà sicuramente un anno da ricordare. L'ho già nominato ed è con noi anche questa sera, è sempre un piacere, il nostro assessore Stefano Vinti. Buonasera Stefano. Buonasera, buonasera a tutti, un buonasera anche a nome per conto dell'ottimo e gagliardo Giovanni Marcucci, ultra del Perugia, segretario del PD di Monte La Guardia. Ha passato, ho visto dai social, un ottimo capodanno, ma credo che ancora è abbastanza stordito per la sconfitta del 4 dicembre. Cioè, ma non disperiamo di quindi recuperare. Questa, continuiamo con la saga di Vinti che parla per interposta persona. Cioè, rappresenti il giovane Marcucci, è una speranza e una risorsa per la città e per la Curva Nord. Ma il bello che Vinti parli del segretario di un segretario del PD con continuità e con è una cosa, ecco, che fa pensare, una cosa nuova per il 2017. Perché dobbiamo, per la cosiddetta par condicio, che esiste paradossalmente anche quando non siamo in clima di elezioni, per non indurre Tedeschini a dover parlare dell'altra parte politica, smettiamo di nominare i partiti, se no questa sera da Tedeschini, da O Animal, lo dovremmo, diciamo, rinominare con qualche appellativo di qualche partito che credo che non gli sia affine. No. Buonasera Danilo Tedeschini, ben ritrovato. Ben ritrovati a tutti, buonasera, buon anno a tutti i telespettatori. Questa è la squadra di Gala Sport, come di consueto ormai da qualche settimana. Nella parte finale ci occuperemo anche delle bocce con la rubrica di Riffa o di Raffa con il collega Daniele Sborzacchi, con i nostri ospiti, con Arcangeli, Antonini, Vinti e Tedeschini. Parleremo soprattutto di Perugia, di calciomercato, perché iniziano con insistenza a circolare le prime voci su Perugia. Parleremo anche di numeri, di un bilancio del girone d'andata, perché con la sconfitta di Salerno il Perugia ha chiuso il girone d'andata a 30 punti, gli stessi dello scorso anno, settima posizione. Tanti pro ma anche qualche contro nell'andamento della squadra di Bucchi, che analizzeremo proprio con i nostri ospiti. Non ci lasciate, perché appena la nostra sigla e qualche consiglio pubblicitario torniamo subito dalla Central Car. A Gualdo Tadino, dal 1 dicembre al 15 gennaio, vivi il primo presepio emozionale di Frate Indovin. Un progetto unico, ospitato nella monumentale chiesa di San Francesco. Il visitatore può vedere dall'interno il presepe di cartone più grande al mondo, attraversare un tipico villaggio medievale a grandezza naturale, animato da suoni, botteghe, antichi mestieri e personaggi al lavoro, per arrivare alla fine, al cuore della Natività. Promosso dalle edizioni Frate Indovino, con la collaborazione del Comune di Gualdo Tadino, del Polo Museale e di Rocchetta S.P.A. Per informazioni, contattare lo 075 91 42 445 o scrivere a info@roccaflea.com. Ci sono momenti della tua vita che vorresti siano perfetti, attimi unici, irripetibili, che ricorderai per sempre.
Per i tuoi momenti indimenticabili, feste e cerimonie nuziali, scegli qualcosa che li renda memorabili. Che sia il colore dei fiori o l'originalità di una composizione, saranno i piccoli dettagli a fare da cornice agli eventi più importanti della tua esistenza. VIP Garden in località San Martino in Campo, strada Santa Maria Rossa, è la risposta per chi desidera progettare nei minimi particolari gli addobbi floreali per il proprio matrimonio. VIP Garden possiede un vivaio di fiori e piante da interno ed esterno ed è in grado di occuparsi con professionalità, originalità e puntualità di addobbi e composizioni floreali per le tue nozze. VIP Garden realizza bouquet, bottoniere e polsiere, retromacchina per sposi, centrotavola, composizioni per la chiesa, la sala del ricevimento o qualunque altro luogo scelto per l'evento. L'allestimento floreale viene studiato con cura tenendo conto delle esigenze del cliente che viene guidato nella scelta della decorazione più adatta a seconda del periodo del matrimonio. Il risultato è un tocco di freschezza, armonia ed eleganza che vi lascerà senza parole. Le uniche che riuscirete a dire saranno sì, lo voglio. Anni di correttezza e professionalità. Un grazie ai nostri clienti per il costante rinnovo del loro consenso. Vantiamo il privilegio di rappresentare nella regione grandi marchi da tutto il mondo, come Citroën, Jeep e Kia. Affidati alla Central Car quale concessionario ufficiale e vieni a provare i nostri veicoli e a scoprire le nostre offerte nelle nostre sedi a Perugia, Foligno, Città di Castello e Terni. Ti aspettiamo. Ambienta è un'azienda leader nel settore dei servizi ambientali, in particolare per rifiuti speciali non pericolosi, quali cartucce per la stampa inkjet, toner, nastri ed apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. Nasce nel 2010 la fusione di due aziende leader nel settore dell'ecologia e della rigenerazione di cartucce per stampanti, già presenti sul mercato dal 1996. Ambienta a disposizione mezzi autorizzati per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e ricopre tutto il territorio nazionale, isole comprese. Nero Forte, nuova stagione, nuova collezione, nuovi brand. Per donna Moschino Love, Paul Smith, Athos Lombardini, Tara Charmon e Aviù. Per uomo Claudio Tonello, Transit, Messaggerie, Giorgio Brato. Nero Forte, ricerca in Made in Italy a Foligno in Corso Cavour 56. Eccoci, bentornati dalla Central Car per parlare appunto di Perugia, come avevamo detto nel nostro pre-sigla. Allora iniziamo da Danilo Tedeschini. Danilo, partiamo un po' da quello che ci dicono i numeri. Negli ultimi giorni su Sport Perugia, la testata giornalistica che vede protagonista anche te, da me diretta, lo ricordiamo, www.sportperugia.it, sono state fatte diverse analisi un po' su quella che è stato l'andamento del Perugia del girone di andata. Parleremo, lo dico anche ai telespettatori, l'ho detto anche nel pre-sigla, di calciomercato. Ci sono delle notizie, degli aggiornamenti rispetto a dei nomi che sono girati con parecchia insistenza nella giornata, però intanto iniziamo ad analizzare il campionato del Perugia. Sul tuo editoriale, sul tuo commento abituale a fine di ogni partita del Perugia, è stato titolato insomma che il Perugia sembra essere arrivato un po' col fiatone al giro di boa, perché sostanzialmente il rendimento, al di là della sconfitta di Salerno, di quella che può rappresentare in termini numerici, Perugia nelle ultime giornate aveva raccolto davvero poco. Si può in un certo senso dire che queste ultime partite hanno minato un po' anche l'entusiasmo che c'era intorno alla squadra di Bucchi? Non lo so questo, sicuramente c'è stato un
un passaggio a vuoto abbastanza lungo, perché noi siamo passati dalle prime 13 di campionato, dove viaggiavamo una media di 1,70, alle ultime 8, dove viaggiavamo una media di un punto a partita. Quindi da una media di da terzo, quarto, quinto posto siamo passati a una media da play-out, e quindi il calo è evidente, lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni. E ho pubblicato proprio nell'editoriale la classifica delle particolari delle ultime 8 giornate, e Perugia è posizionato al quintultimo posto a pari punti con la Ternana, con 8 punti, con dietro solo Trapani e Entella, che è in più crisi Pisa, di noi. Quart'ultimo posto. Quart'ultimo posto, insieme alla Ternana. Abbiamo solo 3 squadre dietro, Entella, Trapani e un'altra che adesso non ricordo. E, questa dimostrazione che quando parlavo di Perugia, attenzione perché la vedo un po', sta rifiatando, un po' in calo. Forse qualcuno ha detto, al solito Tedeschini che dice le coma, evidentemente la situazione è questa. E non è tanto per la sconfitta di Salerno, le assenze, perché ci possono stare, non eravamo rimaneggiate, anche se le assenze hanno riguardato soltanto le ultime 2-3 partite. E qua parliamo delle ultime 8, non siamo riusciti a vincere col Trapani, non siamo riusciti in casa, non siamo riusciti a battere il Novara, non siamo riusciti, abbiamo perso ad Ascoli, prima di La Spezia. Alla Spezia. E anche il suo discorso delle assenze, io lo lascio un po' il tempo che trova, perché tutte le squadre hanno assenze. Vabbè, Danilo, 11. Lo Spezia, che ci ha battuto, era privo di titolari del calibro di Errasti, di Nenè, di Sciaudone, di Okereke, che era poi la riserva di Nenè, e altro un paio di giocatori della rosa. Andate a vedere il tabellino e ve ne accorgerete. La SPAL, che sabato, il giorno prima della nostra partita, è andata a pareggiare a Bari, gli mancava Beghetto, gli mancava Mori, mancavano 5 persone della squadra titolare. Io non ho visto un cambiamento. La SPAL ha rischiato di vincere a Bari. Allora qui il discorso delle assenze, che poi va anche un po' non ad accusare Bucchi, perché poi Bucchi giustamente lo deve dire, gli mancano le persone. Secondo me la cosa è a monte, cioè si è considerato, forse anche da noi sbagliando, questa rosa competitiva per certe posizioni. Evidentemente il campionato sta dimostrando che questo Perugia merita la classifica che ha, cioè quella a un punto dal sesto posto, con 2-3 squadre a un punto dietro, o a 2 punti in questa media alta classifica, questa lotta per i playoff che a volte sembra quasi un alibi, perché dice se arrivo settimo, ottavo vado ai playoff, se non ci fossero i playoff il settimo e l'ottavo posto sarebbe una delusione. Questo, i playoff ci sono e quindi bisogna farli. Però la squadra non è sicuramente competitiva come ci si aspettava, soprattutto nelle seconde linee. Poi il mercato è fondamentale per poter aspirare a queste, non ce nascondiamo, il presidente ha parlato di provare ad andare in Serie A in 3 anni, lo ha detto lui non più di un mese fa, e è il terzo anno, ha detto, è l'ultimo, quindi bisognerà fare molto al calciomercato di gennaio. Bene, hai introdotto diversi argomenti, tra cui quelli del calciomercato, di cui però adesso vorrei lasciare tra parentesi. Vorrei chiedere invece a Stefano Vinti, perché in questa trasmissione abbiamo sempre sostenuto il bucchismo, se così lo potremmo definire, ovvero il lavoro di Bucchi, quello che aveva portato in termini di gioco, in termini magari anche di spettacolarità. Però ad oggi, Stefano, ci troviamo a commentare il rendimento di un allenatore che anche rispetto al predecessore, che era stato oggetto di molte critiche, ha lo stesso score. E come ci ha sottolineato Danilo, nelle ultime settimane la media punti di Bucchi è diminuita in maniera sostanziale, perché è passato da 1,7 a 1, quindi lo 0,7 a partita. Siamo di fronte a che tipo di situazione, secondo te? Ad un allenatore che si trova, come magari ha cercato di
far capire a Nino di fronte ad una rosa che forse non è quella che noi pensavamo? Siamo di fronte ad un allenatore che forse lo abbiamo per certi aspetti sopravvalutato noi, presi dall'entusiasmo del post Bisoli? O siamo di fronte magari ad un allenatore che si trova, suo malgrado, come magari è successo ai suoi predecessori, anche di fronte a situazioni di gestione settimanali, di rapporti, che vedi anche la formazione di Salerno, che sinceramente per certi aspetti, ma non solo per la posizione di imparato, grida vendetta? Il mio punto di vista è che Mucchi, che ha fatto un buon lavoro, deve correggere alcune cose e su altre non può farci niente se non aspettare che la società intervenga in maniera decisa per correggere alcune lacune evidenti che a oggi hanno impedito ai Grifoni di stare in maniera stabile entro la zona degli spareggi per la Serie A. Dunque, io credo che c'è da correggere una cosa che è fondamentale, che è quella di costruire schemi di gioco che permettano ai centrocampisti di inserirsi in area, per creare le condizioni che la fase offensiva non sia delegata esclusivamente alla punta centrale, ma che usufruisca anche di inserimenti da dietro. Quello che è successo all'inizio del campionato, se ti ricordi, il Perugia era... A me sembra che questo sia andato perdendo. Con quello che era un grifo da salotto. Esatto, io credo che il salotto porta i punti. Ovviamente per fare questo gioco occorre un elemento che credo che strutturalmente manca al Perugia, che è una certa fisicità. Ormai in Serie A, Serie B, insomma, i giocatori devono esprimersi a un livello di tenuta atletica, di capacità di scontro fisico, di urto, di corsa, di contrasto, molto elevata. E diciamo che il Perugia, giocatori con queste caratteristiche, fatta eccezione per i difensori, per il resto non ce n'ha, da un lato. Dall'altro occorre che davanti ci sia una capacità realizzativa che dipende anche dal terminale che c'è. Cioè ci vuole un terminale, giocando con gli esterni incrociati sul piede, ci vuole un terminale che si muova per primo, che gioca sull'anticipo, non è che aspetta l'intervento sbagliato del difensore, che aspetta, ci vuole che ci abbia una mossa differente dalle punte che ci abbiamo fino a disposizione oggi. Pertanto occorre, diciamo, lì davanti. E questo non dipende da Mucchi, se i giocatori non ci sono o quelli che ci sono non gliel'hanno fatti utilizzare, o non è stato possibile utilizzarlo, o riteneva che fossero giocatori non idonei, insomma, adesso senza farci troppa filosofia sopra o individuare percorsi di responsabilità che adesso non ci interessano. Però quello che a oggi manca al Perugia è che davanti occorrono, da un lato, soluzioni differenti, anche alternative e di supporto, e diciamo terminali in grado di concludere il grande lavoro di gioco che il Perugia di Mucchi effettua. Io la vedrei un po' così. Bene, Presidente Antonini, tu sei stato, lo ricordiamo spesso, dirigente a livello dilettantistico, hai vinto i tuoi campionati, hai avuto le tue soddisfazioni, eri un allenatore, è un dirigente, prima come direttore sportivo, poi come presidente, molto vicino agli allenatori. Calandoti adesso nella posizione dirigenziale, avendo un Mucchi, diciamo, con questo rendimento così, non dico altalenante, però diciamo un po' più negativo nell'ultima fase, come affronteresti questo periodo di sosta, la fase del mercato, e soprattutto dove tu andresti con l'allenatore a ragionare rispetto a quello che c'è stato fino adesso? Allora Andrea, molte cose l'hanno dette Danilo e Stefano prima, quindi che condivido pienamente. Per quanto riguarda, io ho un dubbio,
espresso due mesi e mezzo fa a un componente dei senatori. Ride che qui non ho già capito chi è. L'ho detto a Roberto, gli ho detto, a me mi sembra che all'inizio della stagione, cioè dopo qualche mese, che il Perugia vada troppo forte, cioè corra troppo. E se andiamo a vedere i numeri e andiamo a vedere quello che dice Danilo, fermo restando che riporta Danilo, perché i numeri io ho riportato. Sì, sì, no, quello dice noi, nel senso quello che si è espresso fino adesso. Fermo restando che 11 infortunati, adesso tra chi titolare, chi è riserva, ti permettono anche di fare pochi ricambi, pochi turnover, quindi quelle difficoltà che tu puoi immaginare, eccetera. Però andiamo a vedere effettivamente o siamo partiti troppo forte, quindi abbiamo fatto una preparazione per partire forte, perché il calo di questa seconda parte del girone di andata è evidente e preoccupante. Anche perché abbiamo sempre detto che per il gioco che abbiamo espresso, nonostante tutto, e qui abbiamo la carenza in avanti o nel centrocampo, come dice Stefano, gli inserimenti dei centrocampisti che fanno pochi gol, non riusciamo a realizzare i gol per le azioni che facciamo. E questo è un problema. Non riusciamo in casa con molta difficoltà, diciamo, a sbloccare le partite e vincerle. Quindi lì c'è effettivamente un problema importante. In queste ultime settimane si è anche evidenziato ancora di più un altro problema, che fino a che Rosati non si era infortunato non c'era, che è quello del portiere. Quindi ci sono parecchie cose e bisogna avere le idee chiare sul come farle, ma le idee chiare sul come farle significa prima guardare e dire l'obiettivo e di conseguenza fare le cose, perché se l'obiettivo è rimanere in Serie B si agisce in un modo, se l'obiettivo è andare ai playoff si agisce in un altro modo, se l'obiettivo è di cercare di raggiungere la Serie A è chiaro che servono delle persone che ti diano esperienza, qualità, che in questo momento in alcuni delle parti del Perugia manca. Io, se non mi sbaglio, ho letto una analisi fatta, non mi ricordo da chi, che siamo tra le squadre che quando tiriamo in porta siamo tra le ultime di quelle che diciamo così, come percentuale, inquadrano la porta. La porta. Quindi tiriamo anche, però nello specchio, come percentuale di presa nello specchio della porta, siamo e questo poco efficiente. Assolutamente. Poi dopo vorrei anche tornare. Roberto, rispetto a questi argomenti che abbiamo trattato, ripeto, non che voglia insistere molto, noi in questa trasmissione abbiamo, diciamo, non dico preso le parti, però abbiamo da subito sostenuto l'era Pucchi. Ad oggi però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi, i numeri delle ultime settimane non ci danno quel terreno fertile per continuare a poterlo fare. C'è un aspetto che sinceramente, tu che sei anche un attento osservatore sotto l'aspetto come tifoso del Perugia, anche sotto l'aspetto delle dichiarazioni, mi è sembrato nelle ultime settimane anche un Bucchi un pochino più nervoso e anche meno capace di gestire post partita, cioè così come era avvenuto in occasione del pareggio casalingo con il Latina, se non ricordo male, e in occasione della sconfitta di Salerno, il Bucchi del post partita ha ridato purtroppo la sensazione e ci ha riportato a dedicazioni che nell'anno scorso non ci piacevano tanto. E poi c'è un aspetto che sinceramente non ci ha convinto, non so, parlo con te che diciamo sei tifoso, la scelta comunque di Diba, non tanto per la prestazione di Diba, perché è un giovane giocatore, quindi ci può anche stare, però nella una partita in cui tu potevi schierare un giocatore che ti sei portato da San Benedetto, che con te comunque ha fatto tante partite come imparato, da Macerata, scusate, non da San Benedetto, adesso oggi si parlava molto da San Benedetto e se mi è rimasto San Benedetto, non fai giocare, diciamo, un tuo uomo, gli preferisci un giovane. Queste cose, almeno a me personalmente, mi hanno lasciato abbastanza perplesso e mi riaprono degli scenari, spero di no, perché queste, diciamo, sono delle supposizioni che io faccio esclusivamente così
in termini appunto di supposizioni senza nessun fondamento, sul fatto che Buchi, ho la sensazione che non sia super tranquillo nella sua gestione tecnico-tattica. Scusa un attimo, prima che parla Roberto, sì, gli do anche un altro assist da poter sviscerare quello che hai detto tu. Che era la settimana scorsa che abbiamo commentato il perché al gol di Guberti tutti addosso a Buchi? Che era la settimana scorsa o la settimana scorsa? Sì, la settimana scorsa. Allora, dato che non c'era problema di esonero di Buchi, dato che non c'era nessun'altra condizione affinché tutti andassero addosso a Buchi, forse il gol di Guberti, falso numero 9 in quella partita, non erano tutti convinti. E il fatto che Guberti invece abbia fatto il gol della vittoria, del pareggio andava chiaramente a premiare quello che poteva essere una scelta di Buchi. Io posso interpretarla così, cosa magari non condivisa da no, tutti. No, però io, poi Roberto lascio passare, siccome gli ultimi due allenatori che sono passati per Perugia, alla fine della stagione, quando a bocce ferme, hanno fatto certe dichiarazioni rispetto alla gestione che l'allenatore del Perugia, in questo caso prima Campione e poi Bisoli, facevano durante la settimana. A me vedere Buchi, che al di là di quello che ci ha fatto vedere in campo, è sempre stato anche molto sincero, ma anche molto lucido e limpido nell'analisi delle partite, vederlo ultimamente che si attacca un pochino all'assenza, meritavamo di vincere, magari anche quando siamo andati a Spezia ho sentito le dichiarazioni che sono mancate sinceramente un pochino di rispetto anche a quello che poteva essere l'avversario, che comunque aveva vinto. Vedere un Buchi che ha un suo giocatore imparato, che viene con lui da Macerata, con cui l'anno scorso ha condiviso un percorso, cioè mancano Del Prete, Belmonte non può giocare terzino destro, tu non fai giocare imparato? Rivoluzionando. Sono problemi anche tuoi adesso a sviscerare questi argomenti. Devo rispondere, sinceramente devo rispondere a diverse domande, ma allora la prima cosa è secondo ma d'altra me, parte per uno come te lanciato verso ormai altri incarichi societari, che sì, problema c'è? Beh, Spoleto e Fratticciola sono dei bei... Vi devo dare ragione, se avete ragione. Molto bene. Bene. Allora parto dal presupposto che mai come quest'anno casca a puntino la sosta, perché la sosta è un momento per una squadra che ha speso come il Perugia, e l'abbiamo sempre detto, Alessandro l'ha detto anche prima, questa è una squadra che ha un tipo di gioco, e non ci nascondiamo che l'hanno detto tutti, la squadra che gioca il miglior calcio della Serie B, questo è un inciso mi sembra abbastanza importante. Quello che si evidenzia attualmente è probabilmente la scarsa situazione atletica che sta vivendo la squadra in questo momento, ma quello che mi preoccupa di più è la mancanza di tranquillità. Questa mancanza di tranquillità è un sintomo che abbiamo noi purtroppo già verificato anche le precedenti stagioni. In alcune fasi del campionato succede che a un certo momento ci sono delle intemperanze visibili o non visibili. Probabilmente c'è l'esigenza di raggiungere un obiettivo, ritengo. Questo obiettivo la società lo vuole raggiungere con tutte le forze, e comincia a vacillare un pochino quella tranquillità che dovrebbe essere la tranquillità dell'allenatore. L'allenatore altrimenti si sarebbe risparmiato quelle dichiarazioni che abbiamo purtroppo dovuto ascoltare al termine delle partite perse, perché Perugia sinceramente anche a Salerno ha giocato una partita dove ha espresso un calcio direi più che sufficiente fino alla tre quarti. Dalla tre quarti in su il Perugia poi dopo non riesce a chiudere le azioni, non riesce per il volume di gioco che sviluppa, non riesce a concludere. Quindi penso che ci sia un momento di riflessione serio da parte della società, che se ha intenzione di voler proseguire con gli obiettivi che sono prefissati devono intervenire sul mercato e andare a prendere quei giocatori che servono a rinforzare il reparto d'attacco, che in questo momento, a fronte del volume di gioco che sviluppa la squadra sia con il reparto difensivo sia con il reparto di centrocampo, il reparto d'attacco. Senti, in questo momento vedo che hai imparato molto l'arte diplomatica del dirigente, no? Nel senso che dai una botta al cerchio e una botta. Quindi ho detto tu... c'è mancanza di tranquillità, perché probabilmente allora andrà dentro allo spogliatoio, cominciano a vivere delle pressioni nel momento in cui cala la forma, nel momento in cui uno probabilmente è stanco perché la carretta l'hanno tirata. Sì, ma queste pressioni, cioè io voglio capire, queste pressioni... Sono le pressioni date dalla società, le pressioni che vengono dall'alto, per le quali insomma si richiede comunque
di voler raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo adesso è chiaro che ad oggi è stato detto, è conosciuto. alcuni giocatori che sembrava dovessero partire rimangono, perché comunque hanno idea di voler perseguire questo obiettivo. Come al solito a Perugia gli obiettivi cambiano sempre in corso d'opera, perché si parte, prima si è partiti con un certo obiettivo, poi ci si ridimensiona, poi ci si a seconda di come si muove la classifica. Io ascolto Andrea, è la prima volta che vedo dopo anni il Perugia, dopo anni no, ma vedo il Perugia giocare in calcio, direi più che sufficiente per la categoria. Se non ci provi quest'anno, mi sembra giusto farlo. Ma la società a questo punto deve rivedere questa fase, nella fase di mercato certo. Ci sarà adesso ai prossimi giorni e devono rivedere il reparto più importante, che in questo momento è quello che segna il deficit maggiore, è quello dell'attacco. Quindi nel momento in cui rivedranno questo reparto, trovando delle soluzioni nuove, chiaramente mediate con l'allenatore, perché l'allenatore che poi dopo svolge il ruolo più importante, è lui che stabilisce la squadra da mettere in campo, quindi le soluzioni lui ne ha provate non tantissime, ha provato quelle delle quali lui poteva disporre. Quindi assolutamente, diciamo che Bucchi... Non mi dimenticherei quello che ha detto, scusa Andrea se ti interrompo, Stefano, quando ha parlato di fisicità in mezzo al campo. Io un bel giocatore alla Romeo Benetti, secondo me, per esempio, io ne compravo un altro per la Juve, uno ne ha comprato, io ne compravo anche un altro, secondo il mio modesto parere. Forse al Perugia servirebbe un bel medianone alla Romeo Benetti lì davanti alla difesa. Ci potremmo fare anche tanti altri nomi. Romeo Benetti, perché mi è venuto in mente Romeo Benetti. Non volevi dire Rincon, ma Romeo Benetti, perché è stato uno di quegli acquisti della Juve rubato agli altri. Mi siete piaciuti in questo giro. Adesso facciamo una cosa un pochino più divertente prima di parlare di mercato, perché come ogni momento in cui si fanno i bilanci c'è anche l'occasione per andare a analizzare quelle che sono state le prestazioni dei singoli. Allora su Sport Pure ci siamo divertiti a fare, come detto, i scrutini di metà stagione, e per Nicolò Brillo, che è un nostro futuro collega che si sta distinguendo attraverso Sport Perugia, Dezzi è risultato il primo della classe. Così velocemente vorrei capire anche da voi se Jacopo Dezzi rappresenta in questo momento la migliore espressione del Perugia in termini di individualità, e se oltre a Dezzi magari volete anche dire chi vi ha deluso o magari a dire qualcuno che invece vi è piaciuto più di Dezzi. Danilo Tedeschi. Dezzi senza dubbio nettamente il più forte giocatore tecnicamente e come rendimento del Perugia, e a me devo dire mi è piaciuto molto, e questo gli do atto, gli do merito. Io l'ho anche un pochino criticato in un altro ruolo, è Belmonte, tra l'altro Terzino. Belmonte infatti è il Belmonte secondo Terzino giocatore, a me è piaciuto moltissimo quest'anno, e avevo dei dubbi perché magari giocando centrale con un modulo più offensivo, ma lui credo che nasca Terzino, quindi era sì, un po' centrale, l'aveva fatto anche a Bari, a Catania credo, e ha fatto un'intervista veramente... ha detto che preferirebbe giocare centrale, comunque l'ho sentita io, ha detto che preferirebbe giocare centrale. Bravo anche Guberti, mi hanno deluso un po' il portiere Rosati rispetto al rendimento di anno scorso. Certo che su Rosati e sui portieri potremmo aprire anche una finestra legata a Marco Bonaiuti, perché penso che non l'abbiamo detto, però l'assenza di Marco Bonaiuti credo che in questa fase, vedo delle lacune tecniche, per esempio nelle Zai, sì. Adesso non lo conosco, l'ho visto giocare solo un paio di volte, però errori proprio tipo quella palla che gli ha dato indietro volta, forse un po' forte, poi lui l'ha rimandato e fortunatamente poi Coda ha buttato alle stelle, se no il 2-0 sarebbe arrivato. Però insomma quest'anno, adesso senza voler per forza, però credo che l'avevamo già commentata quest'estate, al di là di come è avvenuto, del motivo che ha portato alla separazione dopo 8 anni da Marco Bonaiuti, io credo che insomma quest'anno l'assenza, senza nulla togliere l'attuale preparatore dei portieri, però negli ultimi anni i portieri a Perugia erano sempre stati una grande garanzia. In questi primi mesi diciamo che ci sono dei dubbi sia sulla tenuta di Rosati, che adesso pare che abbia anche delle problematiche fisiche per le quali avrà qualche periodo di recupero, ma anche sullo stesso Elazei, che chiaramente... È un altro giocatore che tra l'altro era un estimatore, che mi ha un pochino deluso dopo un buon inizio, è stato Ricci, ma aspettavo molto di più da lui. Bene, Stefano. Beh, Ricci diceva che non ha avuto molte opportunità. Quando è stato impegnato, certo. Perché anche
dal mio punto di vista è un giocatore di ottime qualità. Come Bianchi è stato poco minutaggio ridotto, deludente, ma diciamo che se non giochi è un po' difficile dimostrare anche che sei... Quattro gol per Bianchi fra Coppa Italia e campionato. Io. All'altezza della situazione. Desi è senz'altro il miglior grifone. Termini tecnici, di numeri, di qualità, insomma, è un giocatore che potrebbe benissimo... Tra l'altro è stato colui che l'ultimo, diciamo, miglior grifone, non so se dalla regia ci abbiamo anche una grafica legata proprio al miglior grifone, che è un trofeo che tu, Stefano, sicuramente conoscerai, che assegna il centro coordinamento Perugia Club in occasione delle singole partite e anche una tappa che poi si va a concludere a fine campionato, sponsorizzata la gioielleria Bartoccini, e quindi insomma noi ci teniamo spesso anche a ricordare queste cose, perché al di là della collaborazione che c'è con Antonio Bartoccini, qui vediamo una grafica molto carina preparata dai tecnici dell'Avenues, credo in questo caso specifico da Marcello Corona, dove ogni settimana, insomma, quando sarà possibile, ricorderemo appunto questa cosa, perché è anche interessante, carino, suggestivo, no? Darsi un po' la pagella così dei giocatori. In questo caso Dezzi, oltre che rappresentare il vincitore dell'ultima tappa, quella per cui è stato espresso un voto, perché ancora per quella di Salerno di cui siamo in attesa dell'esito, un'altra volta Dezzi anche a Salerno, quindi doppia vittoria per Dezzi, e quindi credo che però qui dimostra, lui prima ha parlato di pochi gol dei centrocampisti, ma Dezzi ne ha fatti 4. Comunque, per un centrocampista è un buon gol. Domenica al 92esimo. Chi è che ti ha deluso, Stefano? Chi è che ti... Io penso che anche in relazione al campionato dell'anno scorso, Rosati, insomma, è stato... Troppe volte ci ha messo, diciamo, un po' anche del suo. Bene. Io non escludo che i portieri purtroppo hanno un ruolo determinante, sia... nel bene ma anche nel male purtroppo si vede, e siamo stati abituati talmente bene che mi sembra che è troppo, con troppa frequenza alcuni errori si sono manifestati, evidenziati. Presidente Dezzi, sì? Migliore, sì? Del prete. Bene, questa è effettivamente, cioè, nel senso che non per quello che ha dato, non mi ricordo neanche quante partite ha giocato, 70 poco, ma per quello che io pensavo che lui potesse dare, che può dare per le sue caratteristiche, per quello che esprime, per quello che può dare di importante in una squadra, che invece non ha dato. Bene, infatti tra l'altro su Del Prete si sono aperti anche degli scenari legati al calciomercato, di cui parleremo poi, perché chiaramente il Perugia, come giustamente sottolineava Antonini, pensava di poter fare conto molto su Del Prete, che fosse un giocatore insostituibile, invece cammin facendo ci si è resi conto magari che Del Prete poteva essere un giocatore anche sostituito abbastanza bene da Belmonte, quindi non è escluso che di fronte ad un'offerta, si parla di un interessamento molto forte del Frosinone, ma poi dopo analizzeremo, anche Del Prete possa per la seconda volta nella sua storia da calciatore lasciare a gennaio il Perugia. Roberto, il migliore e il peggiore del Perugia? Se di peggiore possiamo parlare, insomma, per me in assoluto il migliore è Zebli, in assoluto, sì. Dezzi segue a ruota, ma Zebli patrimonio della società e giocatore giovanissimo che interpreta il ruolo così importante nel centrocampo del Perugia, è in assoluto il migliore, secondo me. Delusi? Deluso da? Non vedo grosse note di merito per nessuno. Sinceramente è una squadra che finora, per come si è espressa, è su livelli buoni. Non trovo note di delusione. Il migliore è Zebli in assoluto. Bene, allora dopo la votazione dei nostri senatori rispetto alle pagelle di metà stagione, i scrutini della prima parte con Dezzi che è risultato, così come Sport Perugia anche qui a Gala Sport, il primo della classe, ci prendiamo una pausa, fascia pubblicitaria, poi torniamo perché iniziamo a parlare di calciomercato e cercheremo di capire, rispetto alle prime notizie che circolano, come può cambiare il Perugia e dove il Perugia sta mettendo mano per migliorare appunto la squadra di Cristian Bucchi. A tra poco.
A Gualdo Tadino, dal 1 dicembre al 15 gennaio, vivi il primo presepio emozionale di Frate Indovino. Un progetto unico, ospitato nella monumentale chiesa di San Francesco. Il visitatore può vedere dall'interno il presepe di cartone più grande al mondo, attraversare un tipico villaggio medievale a grandezza naturale, animato da suoni, botteghe, antichi mestieri e personaggi al lavoro, per arrivare alla fine, al cuore della Natività. Promosso dalle edizioni Frate Indovino, con la collaborazione del Comune di Gualdo Tadino, del Polo Museale e di Rocchetta S.P.A. Per informazioni, contattare lo 075 91 42 445 o scrivere a info@roccaflea.com. Falegnameria Mastrini, produzione e vendita di infissi, arredamento per interni ed esterni a circuito di Marciano. Soluzioni in legno originali su misura per abitazioni private e negozi. Falegnameria Mastrini, dove l'artigianalità si fonde con la qualità. Affidabilità, competenza, esperienza. La concessionaria Peugeot Golinelli è il posto giusto dove trovare l'automobile che hai sempre cercato. Professionalità e cortesia accompagneranno la tua scelta tra un'ampia gamma di modelli. Vendita auto nuove, usate e veicoli commerciali. Ugolinelli Peugeot offre anche servizi di ricambio, officina, carrozzeria e finanziamenti. Ugolinelli, muoviti con Peugeot. C'è amore. Natura, cuccioli e tanto divertimento. Lasciati stupire dai personaggi delle fiabe, dagli spettacoli a tema e da uno dei rettilai più importanti d'Europa. Vieni a scoprire tutte le sorprese al Parco Città della Domenica a Perugia. Per calendario eventi e prezzi visitate il sito www.cittadelladomenica.it. And Outlet, capi firmati uomo-donna, rinnovo settimanale della merce in esposizione e vasta scelta di scarpe ed accessori, tutto al 50%. Vieni a trovarci, siamo a Perugia, in piazza Umbria Jazz, accanto alla fermata del mini metrò di Pian di Massiano. Basta rimandare. Metti in sicurezza la tua auto. È ora di cambiare i tuoi pneumatici. Da NT Gomme trovi qualità e affidabilità dei marchi più accreditati e pneumatici a partire da €44,90. Servizio di montaggio, equilibratura e convergenza, ricarica aria condizionata, soccorso stradale e tanto altro ancora su tutti i veicoli. NT Gomme è convenzionato con le maggiori compagnie di leasing. NT Gomme, strada dei Loggi 28, Ponte San Giovanni. www.ntgomme.it.
26 dicembre, 1 e 8 gennaio. Torna ad Acqua Sparta il presepe vivente. Oltre 150 figuranti nella suggestiva rappresentazione della Natività di Gesù e degli antichi mestieri organizzata dalla parrocchia di Santa Cecilia. Presepe vivente di Acqua Sparta, dove la storia incontra la fede. Sì, eccoci tornati alla Central Car, abbiamo un Antonini scatenatissimo perché è in prepensionamento, quindi deve chiaramente occupare le sue giornate, gli stiamo organizzando diverse attività. Cioè, Roberto mi sta cercando di riportare... A Spoleto. Gli ho detto se vuole una mano che gli guido la macchina, beh, la mia ex Spoleto. Salutiamo tutta Spoleto, sportiva, chiaramente anche non, perché in queste ore insomma sono stati purtroppo anche loro messi un pochino... in ansia da una nuova scossa di terremoto, non fortissima, ma comunque che ha creato anche di piccoli danni. La zona di Campello, San Giacomo, Rozzano, insomma, ci sono state diverse problematiche. E salutiamo anche la Spoleto Sportiva, il nuovo... Per permettermi di dire qualcosa sullo Spoleto. Sì, ma Alberto Del Frate me lo fa salutare. Sì, Alberto Del Frate, salutalo. Sì. Io Spoleto è la mia seconda città, perché ho passato 2 anni lì da direttore sportivo, grazie alla famiglia Petroni. Incredibili, indimenticabili, al di là del calcio. Bene. Per i rapporti con gli Spoletini, per i rapporti con la famiglia Petroni, che saluto e abbraccio tutti, e veramente un quindi ambiente mi pare fantastico. Di capire che Roberto Arcangeli può temere un ritorno di Antonini. No, assolutamente no, lì c'è Alberto, c'è sono comunque adesso bene. Qualche giorno te l'abbiamo organizzato, adesso visto che non c'hai tanto da fare, adesso qualche un po' va a vedere la Juve, un po' ti abbiamo trovato da fare qualcosa, vieni a trovarci a Montemorcino con il presidente Bulletti, sta in polici, dai qualche consiglio, poi qualcosa ti troverà da fare anche Stefano Vinti, vedo che spesso ti regala i libri, quindi insomma no, qualcosa trova, non ti abbacchiare presidente, no, adesso, no, sono fasi un pochino delicate, queste del passaggio dal lavoro all'ozio, però... Poi lo stai convincendo a comprare la Vespa, lo iscrivi al Vespa Club, troppe cose Vespa c'è da Club, fare, adesso lo porteremo... Al Vespa, chiaramente dopo lì diventerà il presidente perché io dovrò dare le dimissioni, però per Antonini questo ed altro. Fatta la nostra consueta cornicetta simpatica, Danilo Tedeschini, tu sei abbacchiato, no? Ti vedo un po' giù, no. Tranquillo. Sono concentrato su... Concentrato. Parliamo di mercato, perché è arrivato il momento di parlare di mercato, le prime voci già si rincorrono, il presidente Santopadre nel messaggio di fine anno sostanzialmente ha promesso che la società si muoverà sul mercato per arricchire un gruppo e dare un sostegno a un allenatore a detta sua che funziona, che ha funzionato, che ha dato dei risultati, qualcosa va corretto. Allora, le prime voci, i primi movimenti riguardano il portiere, perché il Perugia sembrerebbe molto vicino all'acquisizione a titolo di prestito di Brignoli, ex portiere della Ternana e di proprietà della Juventus. Qui mi piace aprire una parentesi perché... con molto diciamo orgoglio e con soddisfazione vorrei dire che la settimana scorsa Sport Perugia, che è la testata giornalistica che dirigo, di cui Danilo Tedeschini è uno dei collaboratori, ma un po' qui diciamo lo siamo tutti perché Stefano Vinti condivide gli articoli di Sport Perugia in maniera costante, Antonino è uno dei maggiori visitatori, così come lo stesso Roberto, abbiamo Elena Saltanfusi che fa le foto, ha parlato di una sorta di riappacificazione, se così la possiamo definire, fra il Perugia e la Juventus, che è secondo me un aspetto importante per quello che riguarda il mercato del Perugia. Sapevamo che quest'estate, anzi lo scorso inverno, c'erano state un po' di frizioni per il caso Drolet, per come il Perugia aveva gestito questo giocatore, poi frizioni che si sono diciamo mantenute anche nel corso del periodo estivo, tanto che la Perugia non ha fatto operazioni con la Juventus. La scorsa settimana il direttore sportivo della Primavera, Federico Cherubini, ex direttore generale del Foligno, è venuto a Piannassiano, lunga giornata trascorsa con i dirigenti, con Marcello Pizzimenti, Roberto Goretti e soprattutto con il presidente Santopadre, il quale gli ha fatto vedere tutta la struttura, gli ha mostrato i miglioramenti anche a livello strutturale che giustamente vanno riconosciuti alla società del presidente Santopadre, alla nuova sede, al museo, ai nuovi campi, e da lì il mercato ha iniziato a raccontare, soprattutto gli esperti di mercato, di movimenti che riguardano giocatori di proprietà della Juventus verso Perugia. Uno di questi è Brignoli. Gli altri due sono Alberto Cerri, anche se sembrerebbe vicinissimo al Pescara, e Ganz, che è l'attaccante l'anno scorso a Como, quest'anno passato in prestito al Verona, che a Verona con Pazzini non trova grande spazio e che potrebbe
muoversi, anche se Setti, il presidente del Verona, a Sky, in occasione dell'ultima giornata, ha dichiarato che Ganz non si muoverà da Verona. Dico un po' tutte le notizie, poi casomai le commentiamo. Oggi l'agente di Desiri, Jacopo Desiri, ha dichiarato che il giocatore vuole rimanere a Perugia fino alla fine della stagione. Sappiamo che su Desi sono circolate diverse voci riguardanti un suo approdo in Serie A, in particolar modo al Genoa o al Sassuolo. Si è parlato molto anche del ritorno di Fazzi, che era stato l'esterno ex Fiorentina, passato per Perugia due stagioni fa all'epoca di Camplone, e del centrocampista più mezzala che regista Scozzarella del Trapani. Scambio anche Bianchi-Maniero. Queste sono un po' le voci che sono circolate in questi giorni. Rispetto a queste voci e rispetto a questo che potremmo dare, che forse è la notizia più importante, questo riavvicinamento fra la Juventus e il Perugia, quali aspirazioni hai tu rispetto al mercato del Perugia, Danilo Tedeschini? Allora, innanzitutto dimostrazione che Sport Perugia non stiamo per dire alla Bersani a spazzo dalle bambole, quindi sì. Qui ci la notizia Crozza, che avevamo dato si è rivelata fondata. Sì. E io credo che Brignoli possa essere un acquisto buono. Dove stava giocando Danilo, scusa? Come? Anche se dove stava giocando? Stava giocando con Leganés in Spagna, se non sbaglio. E è un buon giocatore, a Terni ha fatto vedere belle cose. Leganés in Spagna, campionato spagnolo. È un'operazione che potrebbe andare in porto. Per il resto sono solo voci, non credo molto su Ganz, perché sinceramente penso che il Verona difficilmente se lo priverà, come ha detto il presidente, perché non vuole lasciare niente di intentato un eventuale infortunio di Pazzini, non si sa mai. Se dovesse andare via, credo che ci siano squadre molto più interessate, anche lì è un discorso economico. Chiaro, aver rilasciato i rapporti con la Juventus è una buona cosa, però per quanto riguarda le altre voci, lo scambio Maniero Bianchi non vedo proprio che il Bari, che gli serve una punta come il pane, che forte, possa andare a prendere Bianchi solo perché ha giocato con Antuono a Torino, ma parliamo tanti anni fa, e poi l'anno dell'Atalanta. Ma con Antuono se lo ricorda bene l'anno dell'Atalanta, perché 21 presenze e 0 gol, ragion per cui non credo che vada a prendere Bianchi. Lo stesso Maniero per Perugia secondo me non sarebbe questo grande affare, perché Maniero ha segnato 19 gol nell'ultimo campionato, campionato scorso e mezzo. Di questi 19 gol ne ha fatti 12 o 13 su calci di rigore. Quindi a livello di gol su azione io punterei, questo lo dico, non è una voce di mercato, è una mia, su un giocatore come abbiamo fatto a gennaio, ad agosto, prendendo un giocatore della Serie C, su un giocatore della Serie C, e faccio anche il nome, anche perché lo conosco bene, perché gioca nella stessa squadra dove gioca mio nipote Matteo Nolè. Il giocatore è forte, centravanti della Lucchese, che è il capocannoniere di tutti e tre i gironi della Serie C, della Lega Pro. Alla PE. È forte. È di proprietà dell'Inter, quindi sarebbe da fare un giochetto tipo quello che il Genoa vorrebbe fare con Desi. Allora ci dovresti parlare tu in questo caso, con questi dell'Inter. Non lo so. Gli altri no. Sicuramente il giocatore fa il salto di categoria dalla Lega Pro alla B, c'ha 25 anni, è alto 1,87. Ha segnato, però... Nell'ottica di mercato di Santo Padre, che è andato sempre alla ricerca di questi talenti meno costosi, sicuramente, anche perché qui si tratta come di... Come si chiama, abbiamo detto? Si chiama Forte. Forte. Già il nome potrebbe Forte. Essere... Ti convince? Ha segnato 15 gol. Per il resto, io mi auguro solo una cosa, al di là dei nomi. Scozzarella è un buon centrocampista. Non è che farà fare il salto di qualità al Perugia, però è un giocatore che ci può stare in Serie B. Manca, qualcuno ha detto, la fisicità. Oggi ho letto che ad Ascoli Aglietti vuole a tutti i costi Troiano, che aveva l'anno scorso con Letella. E in quel caso, nel caso di arrivo di Troiano, andrebbe via dall'Ascoli a Dai,
Ora, Addae non è un fenomeno, ma è un giocatore che a centrocampo, per la stazza che ha, si fa sentire parecchio, una specie di Romeo Benetti, tant'è vero che nel suo palmarès c'è qualche espulsione di troppo, però è un giocatore che a centrocampo, quindi, si domani fa sentire. Quindi domani ti consigli di Tedeschini a Santo sono Padre, forte, forte e Addae, benissimo, Garelli, fermo restando, se fa... Perugia prende forte non Addae, non credo proprio, anche perché se l'ha detto Tedeschini, però se l'ha detto Tedeschini sono gli unici due che non prenderanno mai, 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 però al di là dei nomi e dei rinforzi, io mi auguro solo una cosa. Sì. Visto che nelle precedenti sessioni di mercato autunnale i giocatori sono arrivati sempre gli ultimi due giorni, qualche eccezione c'è stata, ma Bianchi l'anno scorso. Bianchi o anche Ardemagni due anni fa. Arrivo, Bianchi che arrivò addirittura sembra l'insaputa di Bisoli. Io spero che... Si diceva che abbiamo preso Van Basten. I giocatori che devono... Sì. O arrivare a rinforzare la squadra e siano messi a disposizione di Bucchi, non dico da lunedì, ma dall'altro lunedì, che è il 15, una settimana prima dell'inizio del campionato, di quella partita col Cesena, in modo che Bucchi possa cominciare a inserire negli schemi, altrimenti si rischia la solita corsa. Le prime due partite sono molto importanti perché abbiamo il Cesena e poi c'è lo scontro diretto di Bari, prima della chiusura del mercato. E ritroviamo ex allenatori come Camplone con l'Antuono. Stefano Vinti, il mercato. Ha fatto tutto Tedeschi, a questo punto ha fatto anche la formazione. Marcucci che dice? Marcucci sostiene la necessità di rafforzare la fase offensiva. Certo. Adesso io non so lui come possa valutare questo forte interista suggerito da Danilo, ma insomma, il forte interista non è un giocatore forte dell'Inter, ma è forte della forte Lucchese, maiuscolo forte della Lucchese di proprietà dell'Inter. Di proprietà dell'Inter. Adesso io non mi ricordo giocatori dell'Inter al Perugia. Ci ricordiamo Danilo? Beh, Zebli ha giocato con la primavera dell'Inter. Vabbè, adesso nei tempi della Serie A di Gaucci ci furono diversi rapporti. Materazzi andò, ma quello c'è andato dopo. Sì, però ci furono dei rapporti. No, ma adesso insomma magari. Però adesso questo forte della Lucchese, no? La Lucchese ha le maglie rossonere dell'Inter. Forte però... dell'Inter con le maglie rossonere. Già vedo che dove c'è. Ma anche il piumino del Perugia è quasi rossonere. Anche quello è vero che sembra della Lucchese, avevamo detto. Ma adesso io credo che, al di là delle battute e degli scherzi, che sono due gli elementi a oggi con questa squadra su cui noi dobbiamo ragionare, che non è che ho i nomi e i cognomi come l'ottimo Tedeschini, che è una punta, una prima punta e un centrocampista di peso, di qualità e di quantità forte dal punto di vista fisico. Io penso che sono le due urgenze che ci abbiamo. Il portiere, mi pare, l'avevi capito, che lo diamo per scontato. Il portiere, se ce n'è uno, e purtroppo è infortunato, uno buono, dico. Certo. Ne vorrà un altro, sicuro. Presidente Antonini, tu che... Ascolta, e non faccio nessun problema se ha giocato Paternale. Una cosa che diciamo che il Perugia, se vuole aspirare a qualcosa, deve andare oltre, diciamo, campanilismo. Le vicende regionali, ecco, insomma. Ma ci abbiamo avuto Di Loreto, appunto, che è stato un pilastro della perché Negri un passo per Terni, Marco Negri. Allora, Miccoli. Io ho detto prima che prima devi stabilire cosa vuoi fare. Sei tornato a fare pausa alla Celentano, eh? No, prima devi stabilire cosa vuoi fare. È l'età della pensione. E poi di conseguenza scegli i giocatori che ti servono. Portiere, centrocampista e punta credo che siano indispensabili per questa squadra, a prescindere dagli obiettivi o meno, perché poi più si alza l'obiettivo e più devi cercare di prendere quelli più bravi. Certo. Poi come portiere Brignoli credo che sia ottimo. Se non gli piace la cioccolata di Perugia è perché non l'ha assaggiata, secondo me. Avrà mangiato solo quella svizzera. Gliela facciamo assaggiare e sicuramente tutto si
si tranquillizza, anche perché sono d'accordissimo con Stefano, smettiamola con questi discorsi del Ternana, Perugia, Viola, lasciamo perdere, cioè qui il calcio è un'industria, è la prima industria d'Italia, per cui dove tu cerchi e trovi il meglio lo devi prendere. Per quanto riguarda il centrocampista, io non so dare delle indicazioni, anche perché bisogna vedere se poi anche la società ritiene opportuno avere uno di fisicità o meno. Per quanto riguarda l'attacco, il massimo sarebbe Gazza. Cioè Gazza ha dimostrato in un Como che retrocedeva di avere delle doti non indifferenti. E sarebbe un acquisto, anche perché mi sembra che sia uno dei quei centravanti non immobili, non fermi, ma svaria. Quindi con la possibilità di Guberti o chi per lui ed altri di potersi inserire, Drolet, eccetera, eccetera. Quindi secondo me Brignoni e Gazza sarebbero il non plus ultra per il Perugia. Bene, Roberto. Non ti confondere con lo Spoleto. No. Brignoli è un buon portiere. A proposito, scusa, altrimenti... ma Fraticciola non parliamo più, cioè Fraticciola? No, Fraticciola ha ricominciato la preparazione oggi, è tutto sotto controllo. Pensate che... Magliette, tutta poi lo speaker, tutto regolare, tutto a posto. Brignoli è un ottimo portiere, altrimenti non sarebbe andato in Spagna. La Juventus probabilmente lo vuole riportare in Italia perché probabilmente c'è altra visibilità, perché c'è altra qualità. Sicuramente anche per quanto riguarda insomma l'espressione del calcio, proprio detto in maniera stretta, se il Perugia prendesse Brignoli sarebbe un ottimo acquisto, me lo ricordo bene, un portiere che ha qualità, in mezzo ai pali, è anche ottimo sulle uscite, me lo ricordo veramente bene. Per quanto riguarda l'attacco, io non credo che le nostre dirette rivali, perché il campionato è ancora lungo, non credo che andranno a rinforzare il Perugia, a memoria del fatto che il Perugia gioca anche il miglior calcio della Serie B. Penso che il Perugia dovrà aprire gli orizzonti verso altre località, verso altre squadre, anche perché tra l'altro il Perugia ci ha abituato spesso, anche la società ci ha abituato a dei bei depistaggi, quindi credo che sia il caso che ci si orienti verso altri lidi, verso altri altri campionati. Non mi dispiacerebbe magari attingere da qualche campionato estero, anche perché so che insomma c'è disponibilità di buoni giocatori anche all'estero. Se bisogna andarsi a svenare o per prendere qualcuno di questi attaccanti, sinceramente preferirei orientarmi anche da qualche altra parte. Nomi se ne possono fare quanti ne vuoi, ma sono sicuro che il Perugia ha sul mirino comunque già i giocatori che vorrebbe portare a Pianni Massiano. L'augurio, devo dare ragione a Danilo, la cosa più importante è di farli arrivare insomma nel tempo tecnico giusto per consentirgli un corretto inserimento, magari di poter verificare anche la condizione fisica, che in questo momento la squadra rivedrà per l'intero. Quindi mi auguro che il Perugia quest'anno non andrà a Milano Marittima. Mi auguro che ci andrà al Vicenza. Allora, ci tengo. E mi preoccupa anche questo. Già stanno arrivando gli ospiti. Vi ricordo che tra breve inizia la rubrica di Riferirà dedicata al mondo delle bocce. Vi anche annuncio che dalla prossima settimana creeremo un angolo dedicato alla pallavolo in collaborazione con volleyumbria.it, fratello minore di Sport Perugia per il momento, ma non per questioni di importanza, un'altra testata giornalistica nata che si occupa di volley, dove appunto faremo e ci occuperemo del mondo della pallavolo, perché il mondo della pallavolo umbra ricopre grande interesse, non tanto anche per le questioni legate alla sua massima espressione, che è quella della Sir Volley, ma anche nei campionati nazionali, con la TUM, diverse squadre femminili e anche maschili, quindi una rubrichetta di qualche minuto, anche approfittando a volte della presenza di qualche ospite, per parlare di volley. Chiuderei la parte dedicata al calcio con una statistica che credo molto interessante, di cui ha parlato sempre sportperugia.it nelle ultime ore, che credo che sia un po' il termometro della prima parte di stagione del Perugia, da dove si possa, a mio avviso, ripartire per migliorare questa squadra, ed è il rendimento del Perugia casalingo. Abbiamo spesso più volte detto, anche grazie all'ausilio di Danilo Tedeschini, delle sue efficienti statistiche, della sua memoria, di quanto sia stato differente, credo anche nelle prestazioni, l'atteggiamento e il rendimento del Perugia in trasferta rispetto a quello in casa. Beh, andando ad analizzare le statistiche, perché in questi giorni spesso magari con il campionato fermo, non essendoci la possibilità di commentare le partite, si va un po' a analizzare il momento,
È risultato che il Perugia in questa prima parte di stagione, nel girone dell'andata, è stata la quarta peggior squadra per reti realizzate in casa. Pensate che il Perugia in casa ha realizzato soltanto 10 reti e se pensate che 5 sono state messe a segno solo in due partite contro Avellino e Cittadella, se Danilo Tedeschini mi conferma, questo significa di quanto il Perugia in casa abbia faticato. Sostanzialmente il Perugia in casa fatica perché per vincere ha dovuto fare più di due gol e quando non l'ha fatto ha ottenuto pareggi o sono venute sconfitte. Io credo che una squadra che mediamente voglia vincere o aspiri a qualcosa di importante, il terreno di gioco di casa debba essere, usiamo spesso questo termine militaresco, un fortino. E penso che questo, compatibilmente magari anche con un miglioramento di quello che può essere la rosa dell'attacco, il Perugia questo salto di qualità lo debba fare. Sei d'accordo, Danilo? Perché 10 gol in casa, cioè peggio del Perugia hanno fatto Vicenza, Trapani e Pisa. È fondamentale, 10 gol in casa sono pochissimi, quasi ultimo rendimento. Dice meglio l'anno scorso, perché l'anno scorso siamo stati ultimi in casa in fatto di gol segnati, però è una magra consolazione. La cosa è che da un anno e mezzo il tifoso del Perugia in casa esulta poco per i gol. Questo è lampante. Pensavamo quest'anno di essere sulla strada buona, invece, nonostante il miglioramento sul piano del gioco, il miglioramento netto, rimane questo grosso handicap che ci penalizza poi nella classifica, perché tanto i gol sono quelli che fanno la classifica. Certo. Basta qualche gol in più e avevi quei... Io non dico tanto, ma quella partita col Trapani a me è rimasta qua, non me ne voglia Serze, ma non battere il Trapani in casa, questo Trapani con quel portiere che adesso non sta giocando più, che ha fatto gli sfacelli per la squadra siciliana, sono stati due punti buttati. Beh, ma ne abbiamo buttati, Trapani e Novara penso che siano. Ne abbiamo buttati tanti altri in casa, non segnando a difese non eccelse. E 4 punti in più significavano avere il terzo e il quarto posto nel mirino. Così è dura perché per arrivare terzi, lo dico adesso, o quarti, il Benevento ha fatto sul campo 37 punti. Uno gliel'hanno tolto per la penalizzazione. Questo significa 74 punti, meno uno di penalizzazione, 73. Il Perugia ne ha, anche se il Benevento dovesse calare, e a pari punti c'è la spalla, quindi sono due, per il terzo e quarto posto, anche se dovesse calare, e farne 71. Diciamo che Bucchi deve fare il girone di ritorno di Camplone. No, deve fare il girone di ritorno del Verona, meglio del Verona nell'andata, perché deve fare 42 punti per aspirare al terzo o al quarto posto, che sono le posizioni che contano per salire in Serie A. Altrimenti ci affidiamo alla solita lotteria, giocando il preliminare e via discorrendo. Bene, Stefano, dopo questa... Queste notizie Tedeschini, vuoi dire, ma potevi anche evitare la prima trasmissione del 2017, vuoi dire, no? Un giorno andato bene, abbi pazienza, no? Devi fare 42 punti, adesso non mi ricordo quanto ne fece Marcucci sarà sviluppato. Capisco che a meno 17 dalla vetta sarà mosciato a casa, no? Voglio dire. Vabbè, arriveremo settimi e faremo... E via, la grande rimonta, no? Mettila così. Qualsiasi sia il risultato finale, l'obiettivo resta immutato. Le speranze e la fiducia nel grifo sono... Capisco sempre. Che le pene tue sono anche altre, perché a meno 15 dalla sua se sta male, però dai... Parliamo del grifo adesso, su, cerchiamo di essere positivi. No, niente, così. Ti ha dato forse dell'interista, ma vabbè. Stefano? No, niente, va bene, adesso voglio dire... È dura ripartire dopo di rischi. Detto questo, dice, la sosta, non andiamo a Milano Marittima, la squadra sarà nettamente rafforzata e siamo fiduciosi in un radioso, glorioso... e progressiva acquisizione di punti di regione di ritorno. Benissimo, Presidente Antonini. Io mi fido di Santo Padre. Sì. Allora, Santo Padre ha detto che farà degli acquisti. Sì. Quindi evidentemente hanno individuato dove sono le pecche di questa squadra. Adesso abbiamo 20 giorni di tranquillità, di serenità, di recupero delle forze, perché non scordiamocelo quello detto all'inizio.
e non mi sbaglio, perché i numeri dicono quello che io ho detto a Roberto due mesi prima che ciò accadesse. Ma credo che ci avevi visto giusto comunque. Perché si, cioè, dava quella, era quella l'impressione. Per cui diamo fiducia alla società e poi vediamo che succede. De Deschini ha fatto dei suggerimenti, altri ne vengono fuori, di voci ne verranno fuori tante. A prescindere da quelle che verranno fuori, speriamo che sul serio, adesso, a parte gli scherzi e le battute, il Perugia, come ha fatto anche gli altri anni, a gennaio ha sempre mosso qualcosa, speriamo che indoviniamo le pedine che ci servono per poter invertire questa lotta che ultimamente, insomma, effettivamente, perché poi c'è anche da considerare un'altra cosa, e qui diciamo bravi i tifosi del Perugia, nonostante che in casa non riusciamo mai a fare il risultato e si pena alla grande, mi sembra che l'aiuto da parte di Fossi sia incredibile nei confronti della squadra. C'è mai una contestazione, un fischio, raramente, insomma. Quindi c'è anche un pubblico importante. Diciamo che è un argomento che abbiamo affrontato in tempi non sospetti, che ci ha costato parecchio. Quindi vabbè, è bello non tornarci. Vabbè, però, se non c'è stato l'anno scorso, non vedo perché. No, quest'anno assolutamente. La realtà è questa, proprio... quindi benché c'era qualche presupposto, c'è stato, insomma, dai. Certo, assolutamente. Non è che... assolutamente. Roberto. A una squadra che gioca così, sinceramente, c'è poco da rimproverare. Stanno niente. Una squadra che gioca così, gli rimproveri poco, gli rimproveri che fa pochi gol. Questo purtroppo ormai è cronicizzata la cosa e va risolta, mi auguro, in questo spazio del mercato. Detto ciò, e do pienamente ragione ad Alessandro, perché è vero, due mesi fa mi ha detto sta squadra corre troppo, e arriva il momento adesso per ricaricare le pile, e spero che lo facciano. Sicuramente rivedranno la preparazione atletica, perché sarà rifatta, ma l'esigenza del Perugia, secondo me, anche per quest'anno era quella della partenza lanciata, era quella di partire forte, la squadra che doveva dimostrare al campionato che voleva, e anche per l'allenatore, perché ci sta, ci sono degli allenatori che poi preferiscono partire forte, perché chi parte prima, chi parte bene è a metà dell'opera. Ma com'è possibile che tre anni, tre allenatori diversi, Perugia parte, diciamo, abbastanza bene all'inizio. Sta domanda è bella. Poi alla fine, tu guarda, tre allenatori diversi, il primo 29 punti, gli altri due 30. Cioè... È una società che ha le ambizioni, è una società che comunque mette sul piatto della bilancia l'esigenza di dover fare i punti. Insomma, E gli abbonamenti, evidente. La stessa tattica avete utilizzato a Fraticciola. Fraticciola siamo partiti subito forte, no? Subito 11 forte. Vittorie consecutive. Bene, allora sei quasi facciamo come anche, se è d'accordo l'assessore Vinti, che lo ha spesso anche sostenuto ai il tempi suo braccio destro, come si chiama? Marcucci, lo facciamo diventare un vespista, Marcucci? Ci proviamo. Allora adesso ricordiamo, visto che ha parlato Roberto Arcangeli, me l'ha fatto venire in mente, che al di là del freddo sono previste temperature polari nei prossimi giorni a Perugia, però il Vespa Club di Perugia, che con grande onore rappresento, ha aperto le iscrizioni per il tesseramento per il 2017, quindi Presidente Antonini, anche tu sostieni il Vespa Club di Perugia. Dice, posso venire con la macchina, no? No, con la macchina no. Devi venire con la Vespa, fai la tessera, vieni con la Vespa, andiamo a fare i giri. Ma se è freddo con la Vespa è un problema. Quando verrà il caldo potrai prendere la Vespa, adesso che sei in pensione potrai anche andare con la Vespa. A questo tour non mancherò, te lo a prometto. A questo tour non mancherà neanche Roberto Arcangeli, quindi l'appello a tutti i vespisti di Perugia, non solo, a fare la testa per il Vespa. Dovresti invitare Cesare Cremonini, visto che sarebbe una bella. Lui ha creato l'inno della Vespa, l'inno della Vespa lo ha creato Cesare Cremonini. Battute a parte, un saluto chiaramente a tutti gli amici vespisti, gli amici del Vespa Club di Perugia, ma anche ai tanti Vespa Club che sono sparsi per l'Umbria, Città di Castello, Gubbio, Umbertide, Todi, Orvieto, Terni, Foligno, quindi insomma grande passione per questo mezzo che a me mi appassiona tanto e spero che continui ad essere, porti avanti il connubio tra una sorta di amore per quella che è una tradizione italiana. La sede ce l'ha il club, sì, via del Coppetta Perugia, quindi vabbè, sede molto bella con tanto di coppe in esposizione, quindi puoi venire a trovare il giovedì sera, porteremo il presidente Antonini al Vespa Club. Più autorevole il presidente del Vespa Club, io sostengo questa sera che la Vespa è in assoluto il mezzo da passeggio più bello e più autorevole del mondo. Benissimo, detto questo lasciamo la prima parte di Gala Sport. Adesso ci occuperemo di bocce con gli amici
delle società dell'Aper Capocavallo e della Sant'Erminio Umbro. Questa sera parleremo anche di giovani, del mondo giovanile legato alle bocce. Noi per una nuova puntata di Gala Sport legata al calcio ci troveremo martedì prossimo. Vi ricordo anche le repliche di Gala Sport sul 112 il mercoledì alle 20.30, sul 12 il giovedì intorno a mezzanotte, la prima messa in onda del martedì alle 23. Quando Gala Sport va in onda sul canale 12 c'è anche l'831 di Sky. Adesso pausa pubblicitaria, la sigla di Riffa o di Raffa, poi parliamo di bocce. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati con la rubrica di Riffa o di Raffa, il nostro appuntamento dedicato alle bocce, che lo faremo fino alla fine di aprile. Particolare attenzione abbiamo dato in questa settimana a due società umbre, l'Aper Capocavallo e la Sant'Erminio Umbro, che rappresentano l'Umbria e particolarmente Perugia in Italia nei campionati di Serie A e Serie B. Sono periodi di pausa anche per il mondo sportivo delle bocce, perché i campionati inizieranno nei prossimi giorni. Allora questa sera, d'accordo con il collega Daniele Sborzacchi, che saluto, buonasera, e ringrazio per essere qui con noi, ha deciso lui insieme alle società con cui c'è questa collaborazione di dare spazio ai giovani, per mia grande felicità, perché io spesso, da neofita del mondo delle bocce, spesso chiedevo se esistesse un movimento giovanile, esistesse appunto qualcosa dietro al mondo dei grandi, e questa sera ne abbiamo una importante rappresentazione rappresentativa rispetto appunto ai migliori talenti che in questo momento soprattutto la città di Perugia esprime. Allora Daniele, a te chiaramente la possibilità di presentarci i tuoi ospiti ed iniziare a parlare appunto di bocce legate ai giovani. Avrai delle risposte questa sera, visto che abbiamo Mero Fanali, il nome storico delle bocce, ancora giocatore dell'Aper Capocavallo, ma soprattutto commissario tecnico del comitato Città di Perugia e una delle persone più attive a livello giovanile. Sarà lui stesso a spiegare il grandissimo movimento che c'è in questa disciplina. Poi abbiamo tre promesse insomma di questo nostro movimento umbro, li vedete già belli piazzati, sono Alessandro Tini, Riccardo Becchetti e Jessica Colella. Così sentiremo anche direttamente dalle loro voci tanti particolari di questa loro passione per le bocce. Intanto però, Omero, ecco, introduci sul discorso delle bocce a livello giovanile in Umbria, lo stato di salute. Buonasera, auguri a tutti. Allora, abbiamo parlato l'altra volta del settore giovanile. Noi ormai da qualche anno, sia i vari Muracelli, Rossi, Castignani, Vincenzo, che tu conosci. Grande allenatore anche, tra l'altro, di calcio. Si è dedicato al settore delle bocce e a Spello sta facendo un grandissimo lavoro. Infatti Spello è un'altra società che ha tantissimi ragazzi. Un serbatoio importante. I ragazzi. Noi qui a Perugia adesso ci dobbiamo, diciamo, siamo ripartiti un po' da zero, perché avevamo degli allievi molto promettenti. E lo stesso Sant'Erminio era, diciamo, una società che era il fiore all'occhiello per il comitato Umbria, per la regione Umbria e il comitato di Perugia, perché ha tirato giù dei ragazzi giovani, i campioni italiani, i vari Dominici, Verzini, Barbarossa, e poi c'erano i Bagnetti. Adesso purtroppo questo periodo è finito negli anni 90, ci abbiamo avuto un altro, diciamo, un bel exploit 3-4 anni fa, abbiamo vinto la Coppa Italia con gli allievi giovanile. Poi è finito quel ciclo, siamo ritrovati a dover lavorare, abbiamo fatto un progetto scuola, stiamo andando la mattina a fare lezioni alle classi. Questo è molto importante. A Umberti, De Monacelli e Rossi fanno un grandissimo lavoro, hanno un sacco, tantissime classi, credo 58. Addirittura. Io vado a Bevagna insieme con Alfio Berrettoni, Castignani c'ha tutto il settore di Spello, quindi ci stiamo muovendo. Poi Trevi, Santa Maria degli Angeli si è mossa. In Città di Perugia abbiamo qui la Jessica, che è una grande promessa, ha vinto già delle gare. Adesso l'avete un po' così perché è la prima volta, però è un è tosta. Talento vero e proprio. Poi abbiamo Sant'Erminio che sta ripartendo, sta facendo un bel progetto insieme a Gagliardoni, lo conoscete, certo, poi c'è Sergio Poggianti, c'è Giorgio Rollini,
e poi credo che vada, ci vada, viene anche ai Rossi, no? Da voi, mm-hmm. E Rossi che è un grande appassionato. E quindi ecco, questi sono tutti ragazzi che già sono abbastanza navigatelli sulla, sì. Perché sono spigliati, non sono... Sì, sì, ma vedo... La generazione adesso è più sveglia. È frizzante, sì, vedo, sì. Infatti Riccardo già col microfono, sì. Insomma, allora... come mai hai deciso di giocare a bocce? Che cos'è che ti piace in particolare di questo sport? Perché giocava il babbo e lo allenava Rossienio e ancora allena e ho preso il posto del babbo. Ah, vedi, hai continuato insomma la tradizione in famiglia e quindi hai anche altri amici insomma che giocano, che praticano questo sport, ti trovi bene anche con loro anche per questo? Sì, è una società che mi ci trovo bene. Allora, Alessandro, che vedo già pronto, bello baldanzoso, insomma, vedete com'è a suo agio, Alessandro, con il microfono. Allora, tu invece che cosa ci dici? Come mai hai iniziato a giocare a bocce? Beh, mi sono ispirato da altre persone. Sì, bravo, bravo. Per esempio? Chi per esempio? Fa qualche nome, di Sant'Erminio. Vabbè, hai visto? È ad una festa. Hai visto? Ah, vedi. Hai una festa, non conoscevo niente, allora ho chiesto informazioni e ho cominciato a giocare a bocce. E ti piace molto, insomma, molto. Questo. Cosa, a volte ti domandi perché magari molti giocano a calcio, altri sport, tu invece hai deciso di giocare a bocce, insomma, no? Come mai, te lo domandi a volte? No. Però ti piace, insomma. Sì, mi piace molto. Bravo, bravo. Continua così. E passiamo invece il microfono a Jessica. Jessica, allora, ha detto Mero che hai vinto già qualche bella partita. Che gare hai vinto ultimamente, dai? Quale hai vinto? Ne hai vinte diverse. Avete vinto dove? Dove era sul marchio? Diverse, che mi ricordo. A Fossombrone? No. Sbaglio? Brava, brava. Jessica parla sul campo, la sensazione che fa parlare le bocce. Ha vinto altre gare, ma lei sulla sua categoria su Orienti è una delle più forti, eh. Poi adesso anche Alessandro, sì, sì. E loro sono, ci stanno equiparando. Senta, però... Romero, ci spiega, perché questa deve essere un'attività sia, credo, giustamente di promozione, di giusto tributo per quello che state facendo voi, ma può essere anche un'occasione di promozione, certo. Di questo sport. A quest'età, dipendentemente un po', sì, dalla, sì, questione maschile e femminile, che tipo di impegno rappresentano le bocce per questi ragazzi a livello settimanale? Perché noi vediamo, che ne so, pallavolo, calcio, tre allenamenti, la partita. Che tipo di impegno c'è per una famiglia, per i ragazzi, rispetto allo sport delle bocce? Allora, compatibilmente con gli orari di studio, perché poi, cioè, i ragazzi vanno a scuola, ma io per esempio a Bevagna vado il mercoledì dopo le 5, dalle 5 alle 7 facciamo. Loro però fanno anche il martedì, poi qualche volta magari si ritrovano insieme questi ragazzi anche. Diciamo che per allenarsi bene basta una volta a settimana col maestro, diciamo con gli istruttori, però poi dopo possono fare anche allenamento per conto loro, diciamo che Jessica, che diciamo che la madre lavora al bar lì del Bocciodromo, quindi lei spesso vuol dire capita lì, quindi gli capita di fare le partite. Alessandro, Riccardo, magari il pomeriggio, quando hanno abbandonato un po' i compiti, vanno a Sant'Erminio, che abitano lì vicino, quindi si allenano anche un po' per controllo. Poi naturalmente quando sono lì sicuramente i vari Giorgio Rollini, Elio Rossi, Poggianti gli danno sempre qualche dritta, perché poi insomma, non si finisce mai di imparare. Però, certo, l'importante è che noi abbiamo avuto la visita di Alessandro, che è il tecnico della federazione Italiana Bocce, è venuto a fare uno stage a Bevagna, una verifica per vedere a che punto eravamo, è rimasto entusiasta intanto dal numero di ragazzi che abbiamo, perché ne abbiamo tanti per diciamo il numero di cartellinati per la grandezza della regione, noi siamo ai primi posti in Italia, soprattutto poi perché abbiamo tante ragazze che poi stare facendo anche i risultati. L'entusiasmo c'è, noi certo. Senta, mi interessa, sì, capire questo, poi do la parola a Daniele. Sì, di solito gli sport
oltre che una questione di tempo, hanno anche degli impatti economici per le famiglie. Noi pensiamo al fatto che c'è, rimango sempre purtroppo diciamo un po' monotematico, ma il calcio piuttosto che la pallavolo, il basket, diciamo che l'impatto economico che può avere uno sport come le bocce in una famiglia rispetto anche magari all'acquisizione, non dico che di una divisa gioco, ma anche del materiale stesso per giocare, è diciamo sostenibile, cioè quindi possiamo anche promuoverlo come uno sport che al di là dell'aspetto fisico che può migliorare, può essere anche diciamo sostenibile che, sì, economicamente. Diciamo che la società di bocce, vista la penuria di ragazzi che abbiamo, sono disponibili a dare la divisa gratis a questi ragazzi e anche una scatola, due scatole di bocce gratis. Quindi anche il comitato ultimamente un po' ne ha passate. Poi diciamo più che altro le spese, quelle più vive sono quelle delle trasferte, perché ancora purtroppo noi l'abbiamo anche studiata questa di trasferte, che in questo caso spesso avvengono fuori regione. Sì, in genere sono le Marche, Lazio, ma più che altro noi abbiamo un rapporto con le Marche. Le Marche è una regione che ha un settore giovanile veramente sviluppato, ha degli istruttori bravi, dei dirigenti che si impegnano moltissimo, e quindi le Marche fanno un po' da faro in questo senso, e noi specialmente lì andiamo sulle Marche. Certo, loro si mettono d'accordo, fanno la macchinata dei ragazzi, i genitori si dividono un po' le spese, però certo non è uno sport costoso come il golf o come il tennis, però comunque qualche spesa c'è. No, vabbè, diciamo che tutti i sport hanno le spese da sostenere, uno sport diciamo sostenibile, certo, economicamente. Diciamo che la scatola delle bocce costa 100-120 euro, le scarpette costeranno 60-70 euro, la divisa, ripeto, noi non ce l'abbiamo, ma sono convinto che Piero Pisello ne dà due gratis, non una. È un messaggio. Bene, Presidente, prepara gli assegni per la nuova muta. Certo. Poi ecco, ma magari adesso insomma, in qualche modo cercheremo anche di sostenere un po', di aiutare un po' anche le famiglie per questi ragazzi che vanno fuori a fare trasferte, perché abbiamo pensato con Cerasa di trovare un pulmino usato per aggregarli tutti insieme. Magari ci fossero, poi in qualche modo facciamo. No, ma questo comunque credo che sia importante dirlo, perché comunque se c'è un movimento, c'è qualcosa che cresce, io penso che anche lo stesso CONI, no? Magari in situazioni anche, parliamo di situazioni più grandi, però queste che sono alla base per lo svolgimento dell'attività. Poi magari se uno dice le bocce me le voglio comprare da solo perché mi piace quel tipo di boccia, piuttosto che una scelta individuale, ma la base... Le puoi scegliere, sì. La base però, c'è. Voglio dire, rispetto insomma a sport come il calcio, che comunque sia, anche lì i genitori devono sborsare i soldi, perché a parte le divise che le passerà, sì, però c'è, poi dopo c'è anche l'allenamento, le scarpe, le trasferte, porta il figlio. Sì, sì. No, ma la mia domanda non nasceva a caso, proprio diciamo perché che, sì, cioè, quando nasce c'è la volontà di parlare di uno sport che potremmo definire minore, non per importanza, ma per minor visibilità, è anche diciamo giusto secondo me. Costicchia, via, costicchia. Ma è sostenibile. Esatto, è sostenibile. Possiamo dire che è uno sport sostenibile. Daniele. Allora, Riccardo, ma da quando ti vedi comunque giocatore di bocce, sì, hai intenzione insomma di continuare a praticare questo sport? No, Riccardo, vai. Sì. Sì? Ti vedi insomma anche sempre a cimentarti sulle corsie tra accosti e bocciata? Qual è la parte che ti piace di più, tirare con la boccia? Bocciare. La bocciata, è vero. Alessandro, pure? O invece sei più sull'accosto? A me piace più l'accosto. Ti piace più l'accosto, quindi più il gioco di prima la bocciata, poi l'accosto. Tutte e due insomma. Più tattico. Qual è più difficile secondo te? La bocciata. La bocciata è più difficile, però è anche il colpo magari che dà un po' più soddisfazione, che forse è un po' più spettacolare. E Jessica se la cava benissimo in tutte e due le fasi, sì, lo sappiamo, perché è bravissima, già ha conquistato dei risultati importanti. Omero, il futuro di questo movimento, un passo ulteriore, che cosa si può fare in più dopo aver sviluppato benissimo la prima parte, allora, del programma? Adesso sono sulla fase iniziale. Non basterebbe mai il tempo per fare certe cose, perché bisognerebbe stabilire un giorno a settimana per 3 o 4 società, diciamo, un giorno andare a San Terminio, perché poi 4-8 occhi verranno meglio di 2, nel senso che questi ragazzi come impostazione già ce l'hanno abbastanza, però qualche piccolo accorgimento andrebbe fatto, insomma, sulla postura,
sul, a livello tecnico, a livello, tecnico, certo. A livello agricolo, però l'importante è che adesso loro si allenano. Esatto. Poi piano piano, quando cominceranno a crescere, che prenderanno anche, diciamo, perché adesso loro sono abbastanza ancora poco sviluppati, quindi poi li vedi che dopo 5-6 mesi te li trovi, sono un palmo più alti, quindi va cambiata l'impostazione, la bocciata, il punto, certo. Cioè, vanno seguiti. E su questo devo dire che le solitarie li stanno seguendo, non è che San Germino e da quel punto di vista non si fa prendere in giro, ma anche, ripeto, poi credo che ce l'avrai anche in trasmissione, Vincenzo Castignani è un altro che si è dedicato anima e corpo, eh? Sì, lo conosciamo bene, uno sportivo a tutto tondo. Alessandro, ma segue anche le partite dei grandi della San Terminio, ti piacciono? Vai a vedere il campionato. Il campionato lo vedi? La Serie no. B? No. Però mi piacerebbe. Ti piacerebbe? Però speri un giorno di giocarci magari a quei livelli, perché magari ci sono dei campioni importanti. A livelli di campioni a quest'età la vedo dura. Riccardo, tu invece vedi ogni tanto le partite dei grandi? Poco. Poco, sei più concentrato insomma ancora giustamente a sviluppare il tuo gioco e la tua passione, che comunque dopo la scuola penso che gli dedicate anche abbastanza tempo, no? Quasi 2 ore. Quasi due ore, vedi. Bravo, già insomma ha focalizzato, vedi, anche la disponibilità del tempo. A quest'età non esiste distinzione, cioè Jessica quando va a giocare gioca contro i maschietti oppure c'è proprio un campo? Lei fa parte della categoria esordienti. Come Alessandro, tu invece sei, anche tu sei esordiente ancora, o sei ragazzo? Sì. Anche tu sei esordiente? Sei esordiente? Sei esordiente, sì. Capitano, sì. Loro sono esordienti e quindi giocano insieme, fanno la gara sui esordienti. Quindi non c'è distinzione tra maschi e femmini, cioè insieme giocano. Insieme. Questo è anche importante avviene... poi sono corretti, poi ancora loro non hanno le malizie, ma poi adesso comunque... Certo. Lo sport del boccia da questo punto di vista è migliorato tantissimo, non c'è più quella mentalità ignorante c'è dei più 50 fair play. Anni fa, sì. Certo. Quindi diciamo che a livello locale, diciamo, San Terminio sta facendo un buon lavoro con il settore giovanile, mentre a Capocavallo diciamo che avete intenzione di iniziare questa un po'. A Capocavallo magari a trovarli dei ragazzi, purtroppo adesso è un po' un problema perché volevamo fare progetto scuola anche a Capocavallo, ma ci mancano anche gli istruttori. Siamo 14, 15, 16, però sai, zona Bevagna, Spello, Foligno, Trevi. Sono bacini diversi, Umberti, più grandi. Bisognerebbe avere 12 giorni a settimana, perché poi la mattina se tu fai le scuole medie e poi te li trovi anche il pomeriggio. E quindi anche il pomeriggio, cioè, poi adesso comunque devo dire che la federazione da questo punto di vista ha aperto anche un po' gli orecchi, perché noi siamo, come tutti gli altri sport, siamo un po' calati numericamente in Italia, quindi hanno capito che se non curiamo il settore giovanile è finita. E ripeto, noi abbiamo le società che erano già strutturate per i giovani, e una di queste è San Terminio. E adesso stiamo cercando anche di rimediare un po' dei ragazzi anche per l'Aper, perché poi lì abbiamo sia Giretti, ci sono io, ci sono altri 3 o 4, insomma. A livello tecnico, ci sarebbe insomma anche il materiale per potergli insegnare le nozioni. Però insomma, bisogna andare sulle scuole, fare queste orette di lezioni a questi ragazzi. Chissà che il sindaco Betti è molto aperto. Il sindaco Betti è figlio di un giocatore di bocce, di un grande amico mio, e anche lui ha perso la finale di campionato italiano, è uno che quando giocava, adesso non c'è tempo, ma sennò era un ottimo giocatore. Hai fatto bene a citarlo, e penso che anche nel prosieguo della stagione magari ci saranno, Andrea, altre opportunità di dovremmo appassionare spazio. Anche Romizzi, appassioniamoci tra magari quello di maggiore un bel derby Romizzi Betti a Bocce, questo lo organizziamo. Come no? A te, Daniele, la chiusura di questa rubrica. Sì, la chiusura, ringraziandoti ancora per la disponibilità nel trattare il tema dello sport giovanile, che a mio modo di vedere va sviscerato a fondo, perché ci sono anche belle storie, insomma, volti interessanti e passioni autentiche. L'ultima domanda che faccio ad Omero Fanali, prima di risentire magari per un saluto i ragazzi, torniamo a parlare anche di campionato dopo la sosta. Là per Capocavallo avrà di fronte un'altra squadra, insomma, non diciamo da far tremare i polsi, ma quasi, perché la Rinascita Modena è comunque
una delle candidate a lottare per i quartieri alti della classifica. Come giudichi il 2016 e che aspettative per l'anno nuovo? 2016, diciamo, bello perché abbiamo avuto questa promozione in Serie A, e quindi una bella soddisfazione per tutto il movimento umbro. E poi la seconda parte del 2016 per questo campionato di A è stata un pochino dura, perché l'impatto è stato abbastanza devastante dal punto di vista anche, diciamo, dell'atteggiamento sul campo, cioè ci è mancato qualcosa. Comunque noi lo sapevamo che dovevamo lottare sicuramente per una mezza classifica. Adesso viene la rinascita di Budrione, che io avevo battezzato inizialmente come una delle squadre che poteva essere abbordabile dal punto di vista nostro, invece si è rinforzata con Savoretti, sta facendo un gran campionato e dovremo cercare in qualche modo di rompere questo trend negativo. Di muovere la classifica, parlavo come con si dice Enrico, sì, insomma, e dobbiamo assolutamente dare la scossa, bisogna studiare qualcosa. Insomma. Assolutamente. Allora, grazie a Omero Fanali. Un saluto Alessandro, Riccardo e Jessica. Allora, Alessandro, se tu dovessi invitare i tuoi amici a giocare a bocce, che cosa gli diresti? Perché dovrebbero scegliere le bocce, secondo te? Che cosa gli diresti? Perché le bocce sono un gioco in cui non ci si annoia mai, bisogna dedicarci molto tempo e anche perché è divertente. E Riccardo, pensi nello stesso modo? Uguale, bravo. Grazie anche a Jessica, un grande... un astro nascente delle bocce umbre, magari la ritroveremo anche nell'occasione di altre puntate, così ci parlerà dei suoi grandi risultati. Io ti ringrazio, la prossima volta che vediamo non ci assistiamo mai. Grazie. La Jessica parla sul campo, esatto. Grazie a Domero Fanali, Alessandro Tini, Riccardo Becchetti, Jessica Colella. Grazie a Daniele Sborzacchi e ai suoi ospiti per l'ennesima rubrica che dedichiamo alle bocce con Di Riffo di Raffa, questo approfondimento di Gala Sport molto interessante che vi ricordo andrà avanti fino a tutto il mese di aprile per seguire questo mondo chiaramente legato ad uno sport che appassiona molti italiani. Abbiamo scoperto e stiamo scoprendo che appassiona anche molti umbri e soprattutto molti perugini. Per un nuovo appuntamento con questa rubrica non vi resta che attendere la prossima settimana, così come per la puntata canonica di Gala Sport. Ci rivedremo martedì 9 gennaio. Adesso vi ricordo le repliche: il mercoledì alle 20:30 sul canale 112 di TEF Channel e il giovedì intorno a mezzanotte sul canale 12, così come canale 12 anche il martedì alle ore 23. Vi ricordo che quando Gala Sport è in onda sul canale 12, ovvero il martedì e il giovedì, la potete vedere anche su Sky, canale 831, quindi si allarga l'offerta dell'emittente TEF Channel. E ringraziamento ancora una volta alla famiglia Fornari per permetterci questa grande visibilità. Io ringrazio tutti gli ospiti di Gala Sport questa sera, la regia di Avinews, la redazione di Avinews, l'editore Francesco Mancini. Vi auguro una buona notte e vi aspetto martedì prossimo. E voilà! Prendersi cura della propria salute significa anche affidarsi alle persone giuste. Nella farmacia Bolli 1833 a Pontefelcino di Perugia è possibile trovarle. Farmacisti competenti aggiornati, ciascuno con una propria specializzazione nelle diverse aree di cui si compone il punto vendita. Questo ci ha consentito di andare in profondità sia nella qualità del consiglio ma anche negli assortimenti, di avere un numero di referenze importante che ci consente di poter rispondere a tutte le esigenze della nostra clientela. Particolarmente fornita l'area riservata agli integratori alimentari. Qui troviamo le dottoresse Luisa Canonico e Luigia De Simone, farmaciste in primis ma anche sportive. Luisa infatti è un'appassionata runner, mentre Luigia un'assidua ciclista. Questa è l'area dedicata sia agli integratori che per lo sport, sia a prodotti mirati ad un benessere sia dello sportivo che cerca ovviamente dei prodotti alimentari finalizzati alla buona performance fisica, ma anche a prodotti che invece sono proprio mirati a chi vuole porre l'attenzione al proprio peso, alla propria salute e quindi a necessità di prodotti nuovi. Tutti possiamo andare su internet e fare degli ordini online,
siamo capaci tutti ormai nel 2016. Qua vogliamo dare un valore aggiunto che unisce la professionalità del farmacista alla professionalità di persone che si occupano di sport e che lo fanno attivamente, primo. Secondo, un'altra cosa importante è che tutto quello che noi abbiamo qua è garantito, c'ha una certificazione di qualità e c'ha anche dà anche una sicurezza, perché noi comunque teniamo tutte le cose a una temperatura controllata, quindi diamo la qualità, la sicurezza del prodotto e la professionalità. Oh, you're such a pretty thing, I'll take you and I'll make you.